Buonasera a tutti, questa sera vi faremo vedere come evitare di far tirare le code ai piccoli. Iniziamo con il dire che i pulli devono avere 18 giorni. Ecco, questi sono due canarini razza spagnola di 18 giorni. Come potete vedere, la coda in questa fase è praticamente niente, basta toccarla e cade, quindi se verrà staccata in questo momento non ricrescerà come ho spiegato nell'altro posto, mai più come era prima. In più in questa fase i canarini, come potete vedere, sono ancora piccoli, però totalmente impiumati e quindi non si muovono tanto dal nido, quindi potete fare le manovre che volete nella gabbia perché i canarini resteranno fermi. A 21 giorni già sarà diverso perché i canarini si saranno alzati e la mamma già sarà più stimolata. Infatti tantissime volte la deplumazione avviene dai 20 ai 21 giorni. Quindi iniziamo a vedere come si fa. Prepareremo semplicemente un separé. So che tutti direte, sì, lo sappiamo che ci vuole il separé, però il separé va preparato in un determinato modo, vediamo come. Bisognerà mettere alla base una striscia di cartone, ecco, noi qui ne abbiamo preparato un'altra e dopo faremo vedere come si fa. Queste strisce di cartone di 5-6 cm andranno ricoperte di nastro adesivo trasparente, questo per impedire che i canarini becchino il cartone. Infatti tanti canarini la coda viene staccata quando saltano dal nido e sono praticamente per terra, cioè la mamma riesce a staccarla dalle sbarre quando sono a terra e quando gli danno da mangiare. Altro accorgimento importante, visto che i canarini ancora non sono saltati dal nido e sono praticamente piccolissimi, bisogna allargare le sbarre all'altezza dove metteremo il nido. Adesso poi vi farò vedere nella gabbia come praticamente andrà messo e quindi nelle sbarre dovrà passare il dito, vedete? Farete due o tre buchi così e poi farete altri due o tre allargamenti qua sotto in modo che quando saranno saltati dal nido riusciranno a mangiare. Questo perché? Perché con questo tipo di buco il canarino, qualsiasi razza praticamente, riuscirà a inserire la testa ma non il corpo, quindi la mamma così riuscirà a dargli da mangiare meglio. Se invece lo lasciamo praticamente come la sbarra originale, vediamo che il dito non entra, quindi non entrerà neanche la testa del canarino e il contatto sarà solo tramite becco e becco. Becco e becco difficilmente i canarini si nutriranno bene, perché come tutti sapete la mamma tende a inserire praticamente, quando sono canarini di questa dimensione di circa 20 giorni, la mamma preferisce inserire praticamente tutta la testa quasi nel becco del piccolo, quindi quasi mai il contatto avviene becco a becco, ma proprio la mamma mette la testa completamente nel becco per andare direttamente nel gozzo. Quindi adesso andiamo a vedere come posizionare nella gabbia questo separé preparato, diciamo, in questo modo. Intanto prima allargheremo le sbarre sotto, vi farò vedere come, semplicemente con una pinza. Ecco, prenderemo una pinza, calcolando che il canarino saltato dal nido arriverà a questa altezza con la testa, basterà allargare in questo modo, vedete? Fare due o tre spazi lungo per lasciare lo spazio di muoversi, se sono 3-4 canarini, ognuno avrà una sua postazione, ecco, riescono a essere, ovviamente faremo lo stesso dall'altro lato. E adesso andiamo a posizionare questo separé nella gabbia.
partita del primo giorno, in questo caso noi abbiamo una coppia di spagnoli che sono maschio e femmina, quindi per il primo giorno è consigliabile, massimo il secondo giorno, lasciare insieme ai piccoli il maschio, perché il maschio tendenzialmente non li spiuma. Poi vi accorgerete soli, però è la femmina che di solito li spiuma perché si vuole rifare il nido. Ecco, adesso metteremo il nido nella gabbia, proprio praticamente in fondo, poggiato al separé. L'altro nido che metteremo è la femmina, che è dall'altro lato, il nido nuovo, diciamo, lo metteremo praticamente completamente affiancato. Ecco, come potete vedere, i nidi quasi si toccano. Ecco, in questo modo state tranquilli che i canarini di 18 giorni già si alzeranno e andranno a mangiare, e col sistema che avete fatto di allargare le sbarre, il giorno massimo 24 ore si abitueranno a prendere il cibo. Ovviamente dopo fatta questa operazione controllerete la mattina, il pomeriggio e la sera per i primi 2-3 giorni che abbiano il dorso pieno. Se non lo hanno pieno, dovrete mettere ogni tanto o il maschio o la femmina per un paio d'ore dal lato dove sono loro, però questo non servirà, perché da noi l'80%, il 90% riescono a mangiare così. Ecco, vi farò vedere un altro nido per far vedere che hanno anche 18 giorni e che dopo li rivedremo. Le gole, quando sono di queste dimensioni, questi sono canarini più grandi, quando sono di queste dimensioni dovete assolutamente dividerli, perché rischiate che le gole vengano tirate e quindi il canarino, a parte che potrà avere dei lumps, non sarà più esponibile nell'esposizione e quindi sarà un peccato farli rovinare. Questa accortezza, quindi basta che su un calendario vi segnate quando hanno 18 giorni e potete fare questa operazione. Quindi andiamo a vedere come prepariamo un separé. Questa è la striscetta di cartone, ci vuole un cartone spesso ricoperto di nastro adesivo in modo che loro non riescono a beccarlo. Prenderemo un separé, questo è un separé Borkovic, e semplicemente lo andremo a inserire tra le due parti, perché hanno una parte che scende. Ecco, quindi mettendolo in questa posizione è il gioco è fatto, non c'è niente di particolare. Le sbarre le allargheremo con una pinza in questa maniera qua, bene preparate la quantità più o meno che ve ne può servire, e secondo noi avete risolto un problema. Grazie a tutti e buona serata.